anche le maschere di Tricarico, che non sono nuove al Molise, ci siamo già incontrati l'anno scorso, due dei rappresentanti, Pasquale e Antonio. Allora, per prima cosa parliamo della vostra maschera, che cosa rappresenta? Allora, le nostre maschere rappresentano questa bianca con i nastri multicolori, la vacca, questa invece con i nastri neri, alcuni nastri rossi, il toro. Noi rappresentiamo una mandria in transumanza, ecco. Anche la presenza di questi campanacci, un bel rumore coordinato, come sono da portare? Beh, sono abbastanza pesanti, soprattutto se poi la sfilata si fa lunga, però noi li portiamo con piacere e li suoniamo soprattutto con piacere. È il nostro, insomma, è la particolarità della nostra maschera questa anche. Quando nasce la vostra maschera? Quanti anni date a questa tradizione? Secondo un ultimo rilevamento, un'ultima scoperta che è stata fatta recentemente, intorno al 1500. Però tutto fa presupporre che potrebbe essere anche molto prima di quella data, insomma. Il vostro gruppo da quanti elementi è composto? Il nostro gruppo è composto da molti elementi. Ovviamente noi siamo molto richiesti in tutta Italia, anche in Europa, perché facciamo parte della FEC, la Federazione Europea Città del Carnevale, quindi il nostro gruppo si divide poi per appunto affrontare tutte queste trasferte, chiamiamolo così, insomma. Diciamo che voi non siete nuovi al Molise, ci siamo già visti l'anno scorso, quest'anno però la possibilità di vedere tante maschere molisane insieme, che idea vi siete fatti? Beh, voglio dire, il Molise è una bella terra, poi io la vedo uguale alla mia terra, alla Basilicata. Si può dire che sono due regioni gemelle. Sono stati con noi l'anno scorso perché noi siamo fautori anche di questi eventi, in quanto abbiamo già fatto due raduni di maschere antropologiche. L'anno scorso abbiamo avuto il piacere di avere con noi appunto il diavolo di Tufara. Due anni prima invece è venuto Castelnuovo a Volturno, quindi c'è una bella gemellanza col Molise. Il Carnevale è un po' la pantomima della morte e della rinascita del nuovo anno, buoni propositi, nuova vita. Tu da rappresentante delle maschere di Tricarico, con tutti questi bei colori addosso, qual è l'augurio che fai a tutti i nostri telespettatori attraverso le telecamere di Viaggio Molise? Beh, rappresentiamo anche un po' la bandiera della pace, quindi più pace e serenità e soprattutto che riusciamo presto ad uscire da questo brutto periodo di crisi. Il Carnevale può essere anche un volano per rilanciare un po' le nostre economie interne, quindi quale migliore auspicio? Incontriamo un altro gruppo sardo, in compagnia di Salvatore, che è il suo rappresentante. Come vi chiamate? Allora, ci chiamiamo Urthos e Buttudos. Nella tradizione carnevalesca di Fonni, che è il mio paese, è il paese più alto della Sardegna, infatti si trova a 1000 metri sopra il livello del mare, ci sono queste due antichissime maschere che sono Surthu, ossia quello che rappresento io, e Sosbuttudos, che sono loro, e sono una sorta di domatori. Surthu è una maschera che ricoperta interamente di pelli, di montone bianco, e costituisce l'epicentro del rito simbolico che noi via via, di volta in volta, andiamo a rappresentare nelle piazze o nelle strade. Generalmente chi rappresenta Surthu è una persona forte ed agile, tant'è che riesce ad arrampicarsi sui muri, sui balconi, nel suo tentativo di sfuggire alla sottomissione, creando così scompiglio e meraviglia tra la gente. Sosbuttudos invece sono loro e rappresentano una sorta di domatori, cercano di tenermi a bada tramite questa catena pesante in ferro. Cioè il significato e l'origine di questa maschera sono incerti. Noi abbiamo fondato nel 1996 l'associazione culturale Urthos e Buttudos, che ha come unico scopo la tutela e la valorizzazione di queste antichissime maschere. Allora, su di noi sono state fatte numerosi studi nel corso degli anni che sostengono delle teorie di relazioni con delle divinità antiche tipo Dionisio, che era il dio dei morti, oppure questo dio della vegetazione. Però noi come associazione portiamo avanti solo ed esclusivamente quello che ci è stato tramandato dai nostri antenati mediante la memoria storica.
Quindi noi trattiamo con rispetto questi studi, però noi portiamo avanti solo quello che ci è stato tramandato dai nostri avi. Tutto qui. Quindi tu ricordi, insomma, quando eri piccolino, sì, che c'erano gli adulti che facevano... Io sono figlio di un urtu, mio padre. Allora, mio padre purtroppo non c'è più, però anche lui in gioventù ha rappresentato la maschera che rappresento io oggi. Io oggi ho la fortuna di avere una zia, una sorella di mio padre, che ha 100 anni, è perfettamente lucida, che mi racconta di storie di quando erano ragazzine del carnevale tradizionale fonnese, proprio delle esibizioni di queste maschere che terrorizzavano la popolazione, cioè inseguivano soprattutto le ragazze, si arrampicavano nei muri, nelle case. Da noi c'è l'usanza, il martedì grasso, di andare in giro per le strade di Fonni del paese e bussiamo nelle case via via, man mano che passiamo, e chiediamo agli occupanti della casa, agli abitanti, di offrirci da bere e da mangiare. Allora, se questo loro lo fanno spontaneamente, ben venga, altrimenti ci pensiamo noi ad arrampicarci, ad introdurci in casa e a convincerli a portare da bere e da mangiare a loro che sono in strada e attendono. Ma infatti ci vuole anche una bella preparazione fisica, abbiamo visto salire fino al secondo piano oggi. Al contrario di come uno potrebbe pensare, assolutamente noi non facciamo nessun tipo di preparazione fisica. Grazie a Dio è tutta roba naturale, non c'è bisogno di nessuna preparazione. Infatti non sono tutti che rappresentano Surtu, sono soltanto alcuni soggetti all'interno del nostro gruppo che sono in grado di rappresentare questo, proprio per la caratteristica di agilità e di forza. Gli altri insomma, rappresentano l'altra maschera, Sorbutudo. Oggi avete incontrato altre maschere, Mamutones, appunto sardi come voi sicuramente vi conoscevate, e altre maschere tipiche molisane. Che idea vi siete fatti? Insomma, sembrano culture tanto lontane anche geograficamente, però c'è un punto d'incontro. Sì, c'è, noi abbiamo notato veramente un punto d'incontro. Questa è una grossa opportunità, proprio per un confronto culturale all'insegna della tradizione. Noi infatti, la cosa che ci accomuna tra la gente di questa terra e noi è proprio l'ospitalità e l'accoglienza che ci hanno riservato ieri già la gente di Tufara al nostro arrivo. Cioè, possiamo dire che noi ci siamo trovati benissimo, perché sono gente esattamente come noi siamo un popolo molto socievole. E noi abbiamo trovato questa somiglianza con noi, ecco, perché noi è capitato in passato, noi siamo stati ad esempio 15 giorni fa siamo stati ospiti al carnevale più grande d'Europa in Bulgaria, però lì le popolazioni che sono lì nei Balcani sono gente fredda, non sono come noi, oddio, non siamo stati accolti proprio benissimo. Cioè sì, abbiamo fatto il nostro spettacolo, però come popolo sono un popolo molto freddo, non sono come noi. Contenti di essere in Molise a Tufara, quindi? Sì, contentissimi. Speriamo che questo non sia, sia l'inizio di una lunga fratellanza. Noi siamo stati, tra l'altro, nel 2011 ospiti a Jelci. Abbiamo fatto già un gemellaggio con quelli di Jelci che ci siamo incontrati oggi. Quindi non è la prima volta che veniamo in Molise ed è una terra bellissima, quasi come la Sardegna.